Un saluto a tutti cari amici di Ventaglio Podcast, benvenuti ad una nuova puntata del nostro bellissimo e stupendo podcast sul grande ciclismo. Questa è la puntata numero 22, questa settimana sono addirittura preparato sul numero di puntate che abbiamo fatto, ovviamente puntate ufficiali escludendo speciali e via discorrendo. Qui con me per ora c'è Riccardo Zucchi, ma Un guarda, saluto. in diretta è arrivato anche il buon Luca Pellegrini, che adesso vi farò comparire in grafica. Per chi ovviamente ci sta guardando in diretta su Twitch oppure ci sta guardando nei giorni successivi su YouTube, invece chi ci ascolta tramite audio, quindi Spotify, Spreaker e via discorrendo, non li potete vedere e mi dispiace per voi. Un saluto anche a Luca. Tutti. È una puntata speciale del Tour de France che siete vestiti gialli entrambi. No, È vero. io Arancione, oro. no. Allora, intanto noi qua Vabbè, ieri abbiamo vinto maglietta Red Bull Racing, ennesima vittoria consecutiva. Anche vabbè. Va bene, noi abbiamo vinto sabato anche Luca. la Roma ha vinto sabato. Sì. Invece l'Inter no, va bene. Mi dispiace per Inzaghi, però. Ma verrà esonerato, spero. Dai, parliamo di ciclismo, che siamo Sì, che qui per meglio. questo. È una settimana abbastanza carica in realtà di eventi, perché ci sono stati alcuni spunti interessanti, lo sappiamo, è la stagione un po' delle semiclassiche italiane autunnali che ci condurranno poi a Lombardia o Giro di Lombardia che dir si voglia, che si correrà o sabato o domenica, ma penso Sabato, sabato. sabato. Esatto. Quindi, cos'è successo? Allora, si sono disputate le prime corse in Italia. Abbiamo assistito lo scorso sabato al Giro dell'Emilia, prima ancora il 29 settembre, che ora non ricordo che giorno della settimana corrispondesse, abbiamo assistito alla Coppa Costoni. Oggi, ieri, per chi ci ascolta domani, si è disputata la Coppa Bernocchi e domani, o oggi, per chi ci ascolterà domani, si disputerà la Trevalli Varesine. E ci aspetta poi, oltre alla Trevali Varesine, il Giro del Piemonte, il Gran Piemonte, il 6 di ottobre, e poi sabato 8 ci sarà il Giro di Lombardia, anzi in Lombardia, che chiuderà un po' il cerchio delle classiche italiane, nonché della stagione, nel senso che poi con la cancellazione del Guangxi Tour si chiuderà, quindi il World Tour, resta la Parigi Tour, che io ancora non capisco perché la Parigi Tour non faccia parte del circuito World Tour, ma non Non è abbiamo un queste World polemiche, no. Tour. No, ma da sempre, E credo. da sempre non ha mai fatto parte del World Tour la Parigi Tour, Andiamo bene. e che chiuderà, diciamo, poi la stagione un po' del ciclismo europeo. E poi ci concentreremo su mercato, speculazioni, percorsi, ciclocross, varie pista e Record varie dell'ora. record dell'ora. Ma noi non ne parliamo di record dell'ora perché siamo tutti arrabbiati con Ganna. Comunque, volevo solo dirti che io nel titolo, per un po' così, per provocazione, per rivoluzione, ho messo Giro di Lombardia. Ma sì, ma sono, non lo so, sicuramente erano delle cose che diciamo che erano legate a come si dice, a delle scelte, come possiamo definirle, di nomenclatura, però onestamente mi lasciano un po' perplesso. Comunque ragazzi, dimentico che comunque il calendario non finisce qua perché poi il 12 si disputa il Giro del Veneto, il 12 di ottobre, quindi andrà avanti poi la stagione Che italiana dovrebbe anche essere anche dopo il forse Giro di l'ultima gara di Lombardia. Rebellino, Sì, sì. Purtroppo l'ennesimo giovane talento costretto a lasciare anzitempo il ciclismo per problemi economici con cui abbiamo a che fare molto spesso. sì, in tutta una settimana che credo veda il Veneto protagonista, mi pare c'è il Giro del Veneto, c'è il Mondiale di Gravel. E poi ci sta una classica che mi ricorderò mai come si chiama. Serenissima, Sì, Gravel. la Serenissima. E poi la Veneto Classic. Tra l'altro c'è stato anche la Crow Race, di cui parleremo perché secondo me ci sono dei buonissimi spunti, sia per quanto riguarda la Danimarca, sia per quanto riguarda l'Italia. E direi che possiamo partire, dai. Sì. Io? Non vi sento più. Ora vi sento. Ok. Ok, perfetto. Da dove partiamo? Dai, facciamo la Crow Race. Ah, la Crorezza, io vi dico la verità,
non l'ho seguita molto, nel senso mi sono limitato a vedere i risultati, a volte mi sono ho bucato anche quelli, però è stata una corsa che ha dato degli spunti interessanti, direi, no? Sì, io ho provato a vedere quasi tutti gli arrivi e devo dire che sono rimasto ben impressionato da Jonathan Milan, che credo abbia risolto i problemi della prima parte di stagione e ha fatto vedere di essere un corridore su cui possiamo puntare per il futuro, anche perché è veloce in volata, abbastanza resistente in salita, sul passo ovviamente va forte e potrebbe diventare un bel corridore da classiche del Nord. Beh, ha vinto due tappe, ha vinto la maglia a punti, è arrivato secondo, ha fatto un bel percorso e ragazzo che già che è molto giovane, classe 2000, o meglio, per il ciclismo di oggi, classe 2000, se non hai vinto almeno un mondiale o un Tour de France, non sei nessuno, però comunque tendenzialmente lui ha vinto un oro olimpico, dai, possiamo dire che comunque qualcosa nel suo palmarès ha, per se non... quindi sarà interessante vedere anche il prossimo anno, che potrebbe un po' essere, no, la stagione del salto di qualità, diciamo che questo è stato il primo anno in cui forse si è concentrato totalmente sulla strada, non totalmente, quindi, però si è concentrato un po' di più, molto più sulla strada, quindi speriamo che possa in qualche modo fare quel passetto in più. Mi riservo di non parlare di Vingegaard, che ormai è un caso e continua a non correre, a non fare niente, per carità, chiaramente era ironico, però la Crow Race non era proprio la corsa più competitiva al mondo, però comunque secondo me qualche segnale l'ha dato e io non sarei sorpreso se potesse correre un discreto Lombardia, non so se sei d'accordo con me. Sì, anche chi l'ha vinto non mi sorprenderebbe che faccia un po' Lombardia, chi ha vinto poi la Crow Race, ovvero Matej Mohoric, quindi uno sloveno che quest'anno è riuscito a battere Jonas Vingegaard, a differenza di quello scarsone di Tadej Pogacar, che si è pure fatto infilare al Giro dell'Emilia da Henrik Maas, penso il punto più basso della sua carriera. Io valuterei il ritiro. Posso aprire una parentesi su questa vittoria di Henrik Maas? Sì, la vai, che tanto qua ci arriviamo, però sì. Allora, per fare un punto, Henrik Maas ha vinto il Giro dell'Emilia. E devo dire che è stata la prima volta che ho visto Massa fare un attacco in vita al nome, probabilmente perché non ha ansia di classifica dietro, e corridore che da quando ha preso quella strigliata da Unzue gli ha detto sostanzialmente che non era in grado di fare il capitano, si è dato, ha ricevuto una bella scossa, ha cambiato decisamente il suo atteggiamento e ha corso, diciamo, forte, in una condizione molto buona. Una gara, il Giro dell'Emilia, che diciamo che poi a livello di sviluppo tattico è abbastanza facilmente leggibile, perché è al netto di clamorose azioni, il più forte fa il San Luca, perché è una salita talmente dura, talmente comunque lunga, non è uno strappo di mezzo 500 metri, è una salita di 3 km, alla fine è il più forte che riesce a fare la differenza. E è stato molto bravo. Pogacar mi sembra che non sia, forse non troverà mai la condizione devastante degli altri anni, anche in salita, ho fatto un casino, ragazzi, scusate. E, però devo dire, volevo aprire questo dibattito sul fatto che secondo me Pogacar al Giro dell'Emilia ha sbagliato, perché nel momento in cui tu, Mass lo stacca già sulla prima, sulla penultima ascesa, nel momento in cui tu ritorni su Mass ti chiede il cambio e tu gli dai il cambio, tu lì commetti un errore, perché poi lo sai che ti batte. Probabilmente facendo rientrare quelli da dietro, sfruttando un po' quella confusione che si crea quando rientrano 10-11 corridori, potevi vagamente sperare di fregarlo. Non so, questa è la mia impressione. Poi non, ditemi che, se non siete d'accordo con me. Sarei curioso di quella che era il commento, se fosse avvenuto a parti inverse e Massa non dava il cambio. Ah, io l'avrei insultato. Quello è il discorso. No, nel senso, Pogacar era il più forte, rientrava Massa e non gli dava un cambio, visto che è una situazione che avviene spesso. Però, no, a parte gli scherzi, secondo me è, cioè, è come parto da un presupposto, cioè, ad esempio durante la Vuelta in due o tre occasioni mi sono trovato a essere perplesso dalla gestione di corsa di Henrik Maas, perché si trovava in una condizione in cui magari avevi
guadagnato secondi su un Evenepoel su Roglic, ti trovavi, non vi sento più. Non stiamo parlando. Ah, ok, no, pensavo che non sentiste neanche voi neanche me. No, no. E ti trovavi in una situazione in cui potevi trarre vantaggio da quella situazione e non davi un cambio. Io in quel caso dico, ma perché non gli dai il cambio? Poi per carità ci possono essere mille e mille motivi, però, diciamo, non essendo un corridore proprio che almeno personalmente mi entusiasma, mi trovo più facilmente. Però in quel caso, probabilmente, ad attaccarsi alla roda di Pogacar non avrei trovato nulla di scandaloso, non so se mi spiego. Sì, 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 no. E comunque per chiudere l'Acro Race, buoni segnali anche l'albanese, se si piazza sempre non è un vincente ma fa bene, e poi aggiungerei Oscar Rolley che io ce l'ho ancora qua dal Tour of Britain, però ho un discorso di fantaciclismo lungo e nulla. Passando al Giro dell'Emilia, basta che non lo schierassi Mas perché vincesse. Ha vinto anche una tappa lì a Viviani, è l'ultima. Sì. Davanti a Mohoric che grazie agli abbuoni non ho ben capito se al traguardo volante o all'arrivo comunque ha superato Vingegaard in classifica generale, o purtroppo nel fine settimana non sono riuscito a tenermi troppo al pari con le corse, quindi su questo vi lascio parlare voi. Ma io ho visto poco perché ho visto l'ultimo giro in Lombardia, ho visto oggi i chilometri finali della Bernocchi, per il resto. Chi ha vinto il giro di Lombardia? Il Giro dell'Emilia. No, che magari questo me lo gioco, sì. Capito? Se... E Viviani, grande protagonista oggi, questa è una frecciata a qualcun altro. Beh, comunque ho preso anche Ballerini oggi per la Bernocchi. Sì, 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 Ballerini che tra l'altro ha vinto la Coppa Bernocchi in volata davanti a Strong. Sì. Evidentemente è un corridore molto strong. E a Stefano Oldani, che è altro ragazzetto, diciamo, della nuova generazione o comunque sedicente età italiana, che sta facendo buone cose in questa stagione, ha vinto anche una tappa al Giro d'Italia. No, sto dicendo. Sì, ha vinto la tappa a Genova. Sì. Scusate, stavo fatto un attimo, avevo un lapsus. Ma tra l'altro lui era stato selezionato per andare ai mondiali, se non ricordo male, poi non ha però partecipato alla corsa, non mi ricordo. Sì, mi pare, era una delle due riserve. Forse ancora prima è stato escluso. No, è stato escluso prima, ma è stato più o meno lui a dirgli piuttosto che venire a fare la riserva, rimango che sto preparandomi in altura, rimango a definire la stagione. Quindi si è un po' tagliato fuori lui. Invece un piccolo aneddoto su Corbin Strong. A quanto pare nel mio ufficio c'erano dei post-it che volavano tra le varie scrivanie di quelli che fanno il fantaciclismo con questo nome, segnalato ovviamente dal Vate, che come sempre non ne sbaglia una. Ti salutiamo. Un saluto al Vate che ci ha promesso la sua partecipazione. Lo aspettiamo, anche perché io so che me lo troverò contro anche a Fanta NBA, quindi adesso non mi devo preparare psicologicamente. Ma lì è un mostro, eh. Io lì sono pronto a prendere pizze. Comunque, segnalo che oggi alla Coppa Bernocchi è arrivato 12esimo Gianni Moscon. Tra l'altro ha perso metri nel finale, lui quando è partito Trentino era subito là, era davanti nello sprint, cioè non per farlo, ma... Diciamo che è il miglior risultato di Moscon da giugno a questa parte, quindi diciamo che possiamo sperare che magari, sembra che domani non dovrebbe correre la Tre Valli Varesine, farà solo in Lombardia, però magari potrà, speriamo che i problemi, certo non è un test così probante la Coppa Bernocchi, non tutto rispetto alla Coppa Bernocchi, però chiaramente non è una corsa con partecipanti di primissimissimo piano, il percorso non durissimo, però comunque... Beh, c'è da dire, speriamo, che è nettamente il miglior risultato stagionale, perché era entrato una volta nei 20, ma 20esimo al Giro di Svizzera, per il resto sempre lontanissimo, quindi anche solo vederlo nel primo gruppo non è male. Poi comunque sì, poi credo in realtà tirasse la volata al posizionamento di Scaroni che ha fatto settimo. Però comunque già che arriva a essere in grado di tirare una volata, diciamo che la prendiamo. Esattamente, con... sì, con la speranza che tra 6 mesi sia in condizione. 5 mesi. Anche perché oggi passa un anno esatto dalla vittoria di Colbrelli in quella che forse fu l'ultima corsa in cui abbiamo visto Moscon essere Moscon.
Esatto. E salutiamo anche Sonny Colbrelli, che speriamo che state, magari il 2023 non possa regalarci sorprese anche in questo senso. Ma mi sa che non si può affiliare con la Federazione Italiana, quindi... Quindi... No, il Vaticano. Vabbè, dai. Vabbè, no, dai, parliamo serie. Parliamo di cose serie. Da, no, ragazzi, no, ragazzi, su, fate... fate... Basta. Basta. No, però quanto sarebbe bello, tipo, tesserare la gente per il Vaticano e poi, cioè, il Mondiale comunque corri con uno in più. Cioè, invece che mandare il tipo di 40 anni olandese che si è ritirato al 100° chilometro, ne portiamo uno in più noi. Non che abbiamo fenomeni però, adesso, però... Però, diciamo che è stato un capolavoro mediatico, complimenti anche a Valerio Agnoli che si è... che sicuramente ha svolto un lavoro interessante. E, amen. Così. No, oggi più che altro la Bernocchi, io poi l'ho seguita dopo, però pare si sia mosso alla Philippe. Un segno in vista di domenica o proprio no? Perché al Giro dell'Emilia ha forato tutte e due le ruote, o ha avuto un problema. E quindi... potrebbe essere quello il motivo per cui non è andato. Beh, ma già al Mondiale non è che andasse pianissimo, quindi secondo me è sicuramente tra nella rosa dei potenziali vincitori. Anche perché poi alla Philippe, quindi quando è in giornata, va forte di per sé. Beh, guarda, vedendo anche il livello, cioè nel senso, vedendo comunque un po' Gacciar non al top of the top, vedendo comunque il livello medio, secondo me se trova la giornata giusta la Philippe può far bene. Ci sono tante incognite per il Lombardia. Notizia di oggi che Simon Yates non vi parteciperà. E, però è da capire se da qui a domenica come possono... Sabato. Come cambieranno gli equilibri, perché purtroppo per fortuna nelle gare di fine stagione c'è sempre un po' la grossa incognita delle energie residue. Non sì. So se... E chiaramente la Philippe, avendo corso comunque relativamente poco in stagione, potrebbe avere no, un qualcosina in più. Sì, dai, speriamo che possa tornare ad alti livelli. Poi non sono un suo grande tifoso, però è un corridore comunque spettacolare. Quindi sì, speriamo vada bene. Che... Voi vi aspettate che Van Der Poel partecipi? No, anche credo che proprio la stagione su strada sia finita col fatto di fare il Mondiale di Gravel. Ecco, magari te lo ritrovi al Gran Piemonte se c'è la sua squadra, ma per sgambata. Però non credo, sinceramente. Invece, parlando un po' di corridori che hanno fatto una bella stagione con anche una positività all'antidoping, Nairo Quintana si separa dall'Arkea, aveva un contratto di 3 anni, ma penso siano arrivati a una rescissione. Sì, rinnovato credo il giorno prima dell'annuncio della positività. Un capolavoro, insomma. E rescissione consensuale, penso. Sì, dovrebbe rimanere in Francia, si vocifera a Cedesero. All'Airbnb, alla Cedesero. Sì, ricordatevi l'ultimo colombiano alla Cedesero. Beh, Carlos Betancourt ha fatto grandi cose, ha fatto con la Cedesero nel 2013. Sì. Poi è ingrassato, però... Beh, anche lì non era magrissimo, però... No, però andava molto forte. Penso che Betancourt sia un po' il Cassano del ciclismo, nel senso corridore che probabilmente... con mezzo neurone in più avrebbe fatto molto. Ma non era neanche un ragazzo stupido, secondo me, semplicemente... No. Le tentazioni della vita, forse, un po' di equilibrio mi è mancato. Cioè, nel senso... il Cassano quando è andato a Madrid. No, però Cassano... Però Cassano è poco stupido. No, Salutiamo Antonio Cassano. Non è stupido, però sei anche un po' più guascone e tutto. Sì, invece sì, penso sì. Che... Betancourt avesse forse magari un po' più di conflitti dentro, ecco. Sì. Però comunque diciamo che non ha reso come... E mi lego a quel discorso di Betancourt, perché lui esplose con Savio, la squadra di Savio in forte dubbio per la prossima stagione. Perché si parlava di questo sponsor che doveva permettergli di andare World Tour, essendo una startup, è giovane, non...
non ha avuto quella crescita magari che si aspettava, e lo stesso Savio ha messo più di un dubbio sulla continuità della squadra, tant'è che ha detto ai suoi corridori: siete liberi di trovarvi qualsiasi ingaggio senza problemi. E sarebbe un peccato, perché da quanti anni c'è la squadra di Gianni Savio? Da sempre. Da prima che nascessi io, credo. Da prima che nascesse il ciclismo. Tra l'altro ha lanciato tanti corridori ad alti livelli, quindi è anche un'istituzione lo stesso Gianni Savio, nel senso il principe, quindi sarebbe veramente peccato. Ecco, io c'avevo 2 anni quando Savio ha iniziato nel ciclismo, quindi mi sa te Gianluca non c'eri ancora. No. Cioè voi siete 91, 90. Sì? 90. Allora no, proprio manco per sbaglio c'ero. Diciamo che è un peccato, cioè sarebbe un peccato, però non è la prima volta che Landroni, Dronhopper, come si chiama, si trova in questa situazione. L'auspicio è che possa arrivare in extremis qualche sponsor per... cioè, ricordiamoci che comunque ha lanciato gente come Bernal e Ivan Ramiro Sosa, quindi comunque una squadra che merita un posto, meriterebbe un posto, cioè comunque un posto nella storia del ciclismo italiano e non solo. Anche quindi... Michele Scarponi, per dire, è passato da quella che all'epoca forse era Di Qui Giovanni Androni. Di Qui Giovanni Androni, e lui Scarponi si rilanciò con lui all'epoca, esatto. Nel 2009. 10, sì, 9-10. 9-9. Sì, 9 che vinse, quando nel 2009 vinse la Tirreno Adriatico. Ma poi anche nel 2010 era ancora lì, no? Sì, poi passò al 2011 alla Lamp e poi vinse il Giro d'Italia con la squadra di Contador. Sì, quindi... Sì, tra l'altro la maglia di quest'anno non aveva tanti sponsor, quindi secondo me se si impegna, cioè, può trovare tanti piccoli pezzettini, alla fine fai un budget... Fai un budget, magari. Sì, anche perché qualcosa per la partenza di Piccolo e Cepeda credo abbia preso. Quindi speriamo, perché sennò rimarrebbero 2 italiane. Sì, che comunque... Sarebbe molto triste. E forse quella a cui siamo più legati è proprio questa. Cioè, nel senso, quella che a me ha sempre ispirato più... Non lo so, più... io ero più legato all'altra, simpatia. Quella che è scomparsa. Comunque, diciamo che tra squadre stavo vedendo un po' di gente, cioè lui comunque ha lanciato corridori che tra l'altro facevano fatica a trovare posto tra i professionisti, pensa a Masnada, Vendrame, e Ballerini, Cattaneo, cioè comunque c'ha un bel... Rugano. Rugano, che però riuscì ad andare forte solo con lui, però nel senso... Ah, Pellizzotti, ragazzi, comunque, anche... Cioè, comunque, è un peccato, Rosa. Sarebbe poi non peccato. È diventato il corridore che ci si aspettava, ma Rosa l'ha lanciato lui. Sarebbe veramente un peccato, comunque, dai, se li aspettiamo fiduciosi i prossimi mesi, e poi chiaramente una volta che la stagione si conclude, poi iniziano, no, tutta una serie di dinamiche, di giochi. A proposito di nuova stagione, fare un piccolo passaggio sul Giro. Sì, è stata presentata la grande partenza, che adesso andiamo a riprenderci, dai. Se sentite il mio stomaco, è il mio stomaco, perché ho fame. Sentivamo una tastiera. Ok, perfetto. Allora, grande partenza del Giro d'Italia 2023 in Abruzzo, quindi... Prima tappa da Fossa Cesi ad Ortona, 18,4 km, una cronometro di 18 km che secondo me strizza l'occhio al campione del mondo, non a cronometro. Sì, anche perché ce ne dovrebbero essere altri 2 all'interno del percorso, da quello che si vocifera. Esattamente. Seconda tappa da Teramo a San Salvo, 204 km, tappa un po' più mossa però... dovrebbe essere una volata, poi si torna in Abruzzo per la settima tappa con il Gran Sasso d'Italia. Non c'è ancora forse l'altimetria completa di quella frazione, però... Dovrebbero fare anche Roccaraso, cioè fare salire a Roccaraso e poi arrivare al Gran Sasso, anche se poi per motivi geografici c'è parecchia strada tra la salita lì a Roccaraso e poi il Gran Sasso. Sì, però dovrebbe già essere una tappa interessante, questa sarà la settima, quindi sarà un po' la Montevergine del Giro d'Italia 2023, però più duro ovviamente perché gli ultimi chilometri sono costantemente al 7-8%. Beh, salita che diciamo che riporta ai fasti nel 2013,
nell'anno di Pantani, se non erro, sì, no, scusate, nel 2003, mi sembra, non vorrei sbagliarmi. Beh, comunque è stato un arrivo che negli anni, diciamo, fino agli anni 90, fino agli anni 2000 fu praticato. Vorrei sbagliarmi se fu nell'anno di Pantani o fu nel 2003 che si disputò l'anno di... Se non te lo ricordi te con certezza, no. Se la memoria storica... No, infatti era l'anno di Pantani, ma nel 99, e proprio Pantani vinse, sì, si ricordo, vinse proprio sul Gran Sasso e prese la maglia rosa, già l'aveva forse, mi sa. No, prese proprio la maglia rosa sul Gran Sasso nel giro del 99, e poi vabbè, per le note vicende fu squalificato, il giro lo vinse Ivan Gotti. Non fu no, nel 2003 arrivarono fermato, su Terminillo, comunque lui. Cosa? Nel 2003 fu sul Terminillo l'arrivo. Mi ricordo anche un campo Imperatore, ma sicuramente sbaglio. Comunque, dato questo, siccome non abbiamo moltissimo tempo, vorrei parlare di altre due cose. Primo, Elisa Longoborghini ha vinto il Giro dell'Emilia femminile. Un commento rapido sulla differenza di percorso tra uomini e donne? Sono io e l'ho lanciato anche l'altro giorno, a me non è piaciuto. Cioè, uno vede le altimetrie confrontanti insieme, è umiliante per le donne. Poi il San Luca è selettivo e tutto, però mettere una salita prima, fare due passaggi, poi chiaro uno va a vedere i dettagli del San Luca perché lui non lo vede in altimetria, dice vabbè non è nulla, è uno strappetto, poi lo vai a vedere nei dettagli, è una bella salita, però farlo due volte forse sarebbe più interessante, capisco anche però i problemi logistici, un peccato. E sabato invece Filippo Ganna proverà il record dell'ora, non è ancora stato rimandato questa volta, quindi direi che dovrebbe essere confermato. È giunta l'ora. E direi che possiamo fare un watch along per chi c'è. Io credo che sabato ci sia Milan Juve. È la sera. Che ora è? Tipo alle 20. Si vorrebbe quasi pensare di fare. Ma io se non sono in ufficio quasi quasi lo faccio. Perché altrimenti abbiamo, vabbè, abbiamo anche il giorno del Lombardia, no? Quindi abbiamo anche il post gara del Lombardia. Ce l'attacchi, tanto un'ora è lunga, eh. Sì. Potremmo pensare a questa cosa qua, dai. Quindi vi lasciamo, ci pensiamo. Non è che vi lasciamo, però vi lasciamo questa mezza promessa per sabato. Volevate parlare di altro? No, ragazzi, per me mi sembra che no, ti aggiungo solo sul Giro dell'Emilia femminile e buon podio di Sofia Bertizzolo, che aveva fatto bene anche al Mondiale, e segno che forse è arrivata l'ora dopo qualche anno in cui sta dimostrando il suo valore. Ed è tornata alle corse anche Marta Cavalli, ricordiamo, sì, che era stata fermata da una sciagurata caduta durante il Tour de France Femme, che grida ancora vendetta, anche perché magari un posticino nel gruppo delle migliori al Mondiale se lo sarebbe ritagliato. Quindi... Sì, anche un podio al Tour de France. Sì, un po' di cose, diciamo, che ha lasciato lì. Peccato. Lei che era stata molto attenta, però purtroppo... Vabbè, è successo quello che è successo. Se seguite il ciclismo femminile, ovviamente, sapete a cosa ci riferiamo. Sì. Chiudiamo con un nome secco per sabato? Henrik Maas. Pavel Sivakov. Bello questo. Romain Bardet. Vabbè, raga, allora io mi prendo Pogacar. Cioè. Perché alla fine... Sivakov non è neanche detto che partecipi, però secondo no, me... No, non c'è manco nella long list della Ineos. Ah sì? Vabbè, sì, però allora... probabilmente cambierà perché vedo che c'è Bernal. Sì, ma detto questo, ci tengo a dire, Mass non so neanche se mi ha fatto una corsa di 260 km in maniera competitiva, quindi sì, no, ma poi... è un po' diverso Lombardia dall'Emilia. Sì, poi quest'anno in realtà non c'è il muro di Sormano, si fa solo la colma, quindi forse... Poi se vogliamo rimanere più tradizionali ti dico Bug e Molle, ma è una corsa dove va forte una volta l'anno. No. San Sebastian. No, Molle, ma è Lombardia. Anche, l'ha vinto. E ha fatto un po' di piazzamenti, sì. Comunque lancio una provocazione. Vai.
Enric Mas alla Liegi-Bastogne-Liegi arriva al dodicesimo nel gruppo con tutti i migliori, cioè semplicemente perché è un paracarro in volata e riuscì ad arrivare al dodicesimo, ma poteva tranquillamente arrivare secondo. Sì. Dici che è un corridore che dobbiamo scoprire di più su salite non lunghissime? Beh, chiaramente questo Lombardia sarà influenzato dal fatto che non ci sarà nessuno che parte ai meno 40 e se ne va da solo, ecco. Sì, a meno che lo voglia fare poco, cioè stesso. Comunque ha fatto tredicesimo Massa in Lombardia. Vabbè, dai, quindi potrebbe anche essere una corsa adatta a lui, adesso ha un'ottima condizione. Arrivando quindi... nel gruppo a 50 secondi, proprio da Bug e Mollema, tra l'altro era con la Deconi che arrivò nel gruppo subito dietro di lui, Ivan Ramiro Sosa. Perfetto. Con questo, ragazzi, io mi sento di salutarvi. Segnalo solo che per chi le vuole sono uscite anche le prime immagini di Remco Evenepoel con la maglia di campione del mondo ed è secondo me una bella immagine che ci lascia questo 2022 in ottica futura perché abbiamo trovato un altro contendente, un altro fenomeno e adesso ce ne abbiamo veramente tanti, c'è cioè quasi l'imbarazzo della scelta. Mentre in altri sport si fatica a trovare anche personaggi adatti ad attirare il grande pubblico, in questo momento secondo me il ciclismo ha un potenziale che va sfruttato, quindi per favore, sempre gli stessi, facciamo le cose fatte bene e ritiriamo su un po' tutto il movimento perché una generazione di campioni come questa... non passa tante volte nel corso della storia di uno sport, nel senso qua siamo ai livelli dei Fab Four, Big Three, del tennis sì. E via discorrendo. Va valorizzata, speriamo bene, dai. Purtroppo ho delle flebili speranze che la cosa vada in porto nel migliore dei modi, però mai dire specie mai. Specie nello stivale. Diciamo sì, così. Beh, poi sai, il ciclismo è sempre un po' radicato alle sue tradizioni, a volte invece... Esatto. Avrebbe bisogno di un... E le uniche poi un giorno... le uniche tradizioni che non tengono sono quelle che invece servirebbero, tipo fare i tapponi nei grandi giri, maledetti. Sempre al contrario le cose, sempre al contrario. Comunque poi vi dirò una cosa che ho pensato, ma la dico la prossima puntata perché ancora non l'ho ben elaborata. Okay. Va bene, su questa nota un saluto, si chiude anche questa puntata di Ventaglio Podcast, l'appuntamento è alla prossima, seguiteci. Ciao! Ciao a tutti! Ciao!